Vittorio Sgarbi ha ufficializzato la sua candidatura a sindaco di Roma in una conferenza stampa organizzata dal Comitato Promotore per Vittorio Sgarbi, sindaco di Roma, da Piazza Navona. Il suo movimento politico, Rinascimento, ha spiegato, punta a migliorare i servizi essenziali come chiedono i romani e ha un grande piano per la cultura che restituisca a Roma la dignità di capitale. Io ci sono, per Roma non ci posso non essere. E Roma vuol dire sia l'amministrazione dei beni culturali, che nessuno ha fatto fin qui in maniera corretta, facendo diventare Roma almeno come Parigi, valendo 10 volte di più, e ci sono anche rispetto alla posizione politica che, disgregandosi i partiti, perché Forza Italia e come si chiamano i 3 stelle, 2 stelle, sono configurazioni che complessivamente avevano più del 50% dei voti nel loro momento migliore, 32-33, diciamo forse più di 20 Forza Italia, oggi tutte insieme non arrivano a 15. Allora vuol dire che c'è un elettorato molto ampio che non ha più casa, che non è la casa ideologica del PD e neanche la casa forse della Lega o della brava Meloni. Il rinascimento psicologico, fine della paura, piacere della salute, pensare che uno possa andare a sciare senza contaminare il mondo e essere contaminato, cose elementari. Il programma quindi per Roma è che chiunque sia sindaco, che sia io, e chiunque si occupi di Roma non può non mettere al primo punto, rispetto alle strade, all'immondizia, ai Casa Monica, alle varie, come è capitato appunto nell'unico atto veramente mafioso compiuto a Roma, che non è quello fatto dai Casa Monica con le loro casupole più o meno distrutte e poi talvolta risederate per utilità sociali, ma l'abbattimento del villino di via Ticino con l'orrore mafioso che ha fatto l'architetto Ridolfi, che è peggio di quello che ha fatto Ciancimino in Sicilia. Questo è venuto a Roma 2 anni fa con la signorina Raggi consenziente. Mi basta questo. Innalziamo Roma. Roma deve essere un luogo dove accadono più cose che a Parigi. E come partendo giudica, di lì, come fammi finire, partendo di lì rigeneri la città. Poi l'appello al centrodestra a convergere sul suo nome in cambio del posto da assessore alla cultura. Io mi presento perché sono Sgarbi. Il Rinascimento è importante che ci sia qui come a Milano, a Napoli. È evidente però che o il centrodestra converge su di me, o io in qualche modo faccio una lista che va contro il centrodestra, come tutte le altre liste, che poi potrà al ballottaggio andare con il centrodestra. Per questo, se loro hanno un loro candidato, può darsi che ce l'abbiano, non sono io, è chiaro che occorrerà fare un accordo, e non posso negare che l'accordo senza nessun opportunismo dal sindaco all'assessore della cultura sia un accordo logico, è quello che è avvenuto in Sicilia e a Milano. E sulla sindaca Virginia Raggi? Non credo che sia una candidata, cioè non so, devo dire, la sua candidatura è quello che lei ha indicato, probabilmente sarà candidata, ma è indifferente che lo sia o che non lo sia. Cioè il suo destino è tale per cui che ci sia o che non ci sia, non cambierà niente né per Roma né per Roma.